Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Io mi trovo qui per sostenere appunto questa battaglia per il raddoppio ferroviario tra Patti e Castelbuono, perché la provincia di Messina, della zona tirrenica, in questo momento non è previsto il raddoppio ferroviario. Noi con gli stanziamenti anche del PNRR abbiamo liberato tanti fondi da quello che era il contratto di programma tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e quindi grazie a queste risorse che abbiamo liberato grazie al PNRR stiamo inserendo nuovamente, perché era stato tolto dai governi precedenti della scorsa legislatura, stiamo inserendo nuovamente il raddoppio ferroviario tra Patti e Castelbuono. Parlando anche con gli ingegneri di Rete Ferroviaria Italiana, di RFI, ci dicono che il progetto che è esistente in questo momento in realtà è nulla, perché quel progetto risale a 20-30 anni fa, con i vari aggiornamenti che risalgono a parecchio tempo fa, e che quindi non è più attuabile per le modifiche. Ci sono state delle normative per la costruzione appunto di queste grandi opere. Quindi noi stiamo chiedendo a RFI e stiamo lavorando con RFI per fare in modo che si inizi da uno studio di fattibilità, perché è cambiata sia appunto la normativa che anche lo stato dei luoghi. Quindi da parte nostra c'è tutta la volontà, da parte del Movimento 5 Stelle, di fare quest'opera, e anche l'impegno del viceministro e adesso sottosegretario Giancarlo Cancelleri è tutto per arrivare a questo obiettivo che serve a tutta la comunità. Sì, oggi abbiamo voluto organizzare questa riunione qui al Castello Gallego di Sant'Agata su sollecitazione del Comitato per la Sicilia presieduto dal dottor San Mataro, che sta puntando i riflettori sulla mancata programmazione da parte di Ferrovie dello Stato del doppio binario sulla tratta Patti-Castelbuono. È davvero intollerabile, assurdo, che con i 20 miliardi che sono stati assegnati alla Ferrovia dello Stato dal PNRR non si trovi la possibilità di completare una tratta strategica che è di prioritario interesse, di interesse nazionale, il completamento della Palermo-Messina con il doppio binario che rientrava nell'asse Berlino-Palermo, nel TNT, quindi questa estromissione dalla programmazione di un'opera così importante e strategica andrebbe a penalizzare inevitabilmente i territori dei Nebrodi che soffrono già il disagio della carenza di un aeroporto, della mancanza di un'autostrada che è poco più che una mulattiera. Quindi tutta una situazione che deve essere in qualche modo attenzionata soprattutto dai sindaci del territorio, e oggi vedremo insieme ai deputati presenti di trovare, di organizzare un documento da sottoporre ai consigli comunali di tutta la provincia di Messina per sollecitare un po' le autorità preposte a trovare una soluzione per questo problema, perché pensare di restare almeno ancora per 10 anni senza nessuna programmazione del doppio binario è assolutamente intollerabile. Oggi ci troviamo al Castello Gallego di Sant'Agata di Militello, grazie all'ospitalità del sindaco senatore Bruno Mancuso, per lanciare un forte grido di protesta, che possa questo grido di protesta raggiungere Roma affinché Ferrovie dello Stato ed il Ministero possano ripensare di inserire nel piano industriale 2022-2031 il raddoppio ferroviario compreso fra Patti e Castelbuono. Un'opera rimasta incompiuta, un'opera di sole 3,9 miliardi di euro che purtroppo hanno deciso di dirottare verso altre tratte di questa terra e lasciare la tratta Berlino-Palermo come una delle più grandi incompiute della storia. Presenteremo inoltre il Comitato di Amministratori e di Liberi Cittadini per la Sicilia, un comitato che nasce per affrontare non solo questa problematica inerente al raddoppio ferroviario, ma tantissime altre problematiche per la nostra provincia e per la Sicilia tutta.